particolare, facciamo quanti chorus, come lo strutturiamo? Tema? Un paio a cranio. Un paio a cranio. Questo CD è un'idea che ho da tantissimi anni in mente, era appunto di realizzare un CD con il maestro, io lo chiamo il maestro dei maestri, Franco, quello del maestro qui che è discusso. È veramente un maestro di musica, di vita, di un esempio da seguire su tutto. Lo è sempre stato, io lo seguo da quando ero ragazzino. E quindi adesso io veramente sono contentissimo di stare qui oggi con Franco a realizzare questo progetto, perché innanzitutto per me si avvera un sogno, e poi per me questa di oggi rappresenta sicuramente una delle cose più importanti della mia carriera. Come improvvisazione iniziale, sì, puoi farlo tu. Tipo con loro e poi facciamo un tema dopo, facciamo un corso di improvvisazione e poi prendiamo il tema. Ma non subito. Suonare per la prima volta e mi ha lasciato un piacere di, possiamo dire, cioè, la voglia di risentire, di rivederci. Siamo un po' lontani con le città, sì. Napoli, Milano, però io ti ho sempre seguito. Tu gentilmente mi hai anche mandato dei dischi. Certo. E beh, lui era un chitarrista veramente straordinario. Ma in Italia adesso è conosciutissimo, piano piano la cosa di lui si parlava sempre di più. Sono molto felice. Io sono un musico, a dire la parola musicista sembra un po' troppo. Faccio musica da 71 anni adesso. E sono partito così, senza sapere musica, senza sapere niente, e ho imparato da solo, non ho mai avuto maestri perché non c'erano soldi. E sono andato avanti e mi ha aiutato molto il suonare con diverse persone. Ognuna di quelle persone aveva un qualcosa da mettere nella testa. No? E quindi quando ci siamo incontrati avevamo già delle idee, sì. Ognuno la propria. Però andavano molto vicino. Io penso anche una cosa, che poche persone sanno che il primo chitarrista jazz che ho sentito in vita mia è stato proprio Franco Ceri, perché mi capitò un disco di Franco, che tra l'altro conservo ancora gelosamente nella mia discografia, che è un disco stupendo, che si chiama Nuage, dove logicamente è anche un tributo al grande Django Reinhardt, no? Con cui Franco ha suonato, ed è un disco veramente eccezionale, e sono sempre rimasto colpito da questo modo di suonare elegante, e hai anche quello stile italiano. Thank you.
dell'arte, quindi della bellezza. Io ho sempre visto l'arte come un'espressione anche della bellezza principalmente, no? Sì, certo. E quindi per me la musica è bellezza, la musica che ho sentito fare da Franco esprime questo, esprime bellezza, esprime eleganza, esprime raffinatezza. E io per questo motivo lo considero un maestro e io ti ho sempre seguito da sempre. No? Siccome tendo anch'io a questo, e logicamente sei stato sempre un modello di identificazione per me, anche da questo, soprattutto da questo punto di vista. Dicendo, io ti chiedo, cioè, ma sei sicuro di quello che hai? Sono sicuro, no, certo, sono, perché al di là, io quello che ho imparato da te, perché poi comunque ce l'ho anche io dentro, quindi mi sono anche un po' rispecchiato in te, sotto certi aspetti, è proprio questo aspetto della... più che la scala misolidia o la scala melodica minore, sai, ho imparato da te il modo, capito? Quel modo elegante, quel modo raffinato di porgere le cose, di trasmettere anche attraverso lo strumento, no? Sì, abbiamo un pubblico, abbiamo un pubblico e... dobbiamo accontentarlo, non sappiamo il gusto delle persone che stanno, che sono venute a sentirci. E non li conosci, allora cominci a parlare, a dire qualcosa. Se tu li guardi, li vedi, sei lì per loro. Sono delle cose che ognuno di noi fa in maniera diversa, magari, racconta, quando suona, racconta al pubblico il suo parere, il piacere di far sentire loro la cosa che tu ami e che vuoi far sentire loro. Noi trasmettiamo anche emozioni tramite la musica, no? Sì, energia, certo. Che poi è un'energia curatrice. No? È bello, no? Suona bene, il mood è bello. In Italia non è mai esistita nelle scuole la musica e allora il pubblico non può essere preparato come sono preparati i tedeschi, gli olandesi, dappertutto dove ho girato, tutta gente che sa la musica. Certo. Cominciano con la prima elementare. C'è un'educazione proprio. Le persone vengono istradate, certo, su quella via. E noi invece cerchiamo di indovinare qualcosa e anche di divertirci, certo, perché insomma è una delle più belle cose che mi siano accadute. Faccio questo mestiere e spero che durerà ancora un po'. Un po' a lungo. Possiamo fare come all'inizio, al finale. Non abbiamo fatto l'inizio. Sempre così. Io vorrei invece accennare una cosa molto importante. Speriamo che i politici
abbiano a capire che è molto importante fare e far fare e far ascoltare al pubblico la musica, qualsiasi tipo di musica, ma questa è una delle cose più importanti per il pubblico, anche perché aiuta a pensare delle cose belle e non solo le brutte che la vita ci dà.